Buongiorno, sono Carlo Alberto Nucci, professore di Sistemi elettrici per l'energia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione Guglielmo Marconi, il DEI, all'Università di Bologna. E la lezione che oggi desidero eh, presentarvi ha per titolo Evoluzione dei Sistemi elettrici di potenza da Edison e Tesla sino alla Smart Grid. Edison e Tesla sono due tra i, i numerosi che hanno contribuito con il loro lavoro e le loro ricerche a realizzare il sistema elettrico di potenza come lo conosciamo oggi. Le origini, diciamo che le origini sono da associare a un, a un concetto di sistema elettrico che funziona in corrente continua, soprattutto la letteratura anglosassone. Eh, segna il 1882 come la nascita degli impianti elettrici, dei sistemi elettrici di potenza. A New York, a Pear Street, nel quartiere degli affari, viene inaugurata una centrale elettrica progettata da Thomas Alva Edison e dai suoi collaboratori per fornire energia elettrica appunto nel quartiere degli affari. Questa è una centrale, si trova in centro, non a caso eh, alimentava un... 400 lampade circa per un'ottantina di clienti e la vediamo qui in una stampa dell'epoca datata appunto 1882. E se ora volessimo descrivere anche in modo molto semplificato lo schema elettrico di quella centrale, avremmo di fronte una cosa di questo tipo: un generatore, quello col colore verde, in corrente continua, quindi una dinamo, e delle linee di, di distribuzione dell'energia elettrica, indicate lì col colore blu e con numero 4, che alimentano i carichi, eh, lì indicati col numero 5 e con il colore viola. Sono necessari dispositivi di manovra e protezione, che sono gli interruttori, e ed è necessaria una sbarra, che è una sorta di grande morsettiera, per definirla in modo molto semplificato, che consente il collegamento del tutto. Quindi un generatore in corrente continua, una dinamo che alimentava queste lampade. Se oggi vedessimo uno schema del genere, eh, lo eh, interpreteremmo in un modo leggermente diverso. Intanto premetto quello che poi descriverò tra qualche minuto che negli anni non fu la corrente continua a, ad affermarsi, ma fu la corrente alternata. Quindi oggi vedendo uno schema di questo tipo, saremo portati a pensare che il generatore è un generatore in corrente alternata, il che non sarebbe un errore, anzi questo schema è molto molto simile a quello di un tipico gruppo elettrogeno uh, che contiene un alternatore, che è una macchina elettrica che produce energia elettrica in corrente alternata e che alimenta i suoi carichi. In realtà di elettricità se ne era già parlato e fatto uso anche prima, qui vediamo uh, Alessandro Volta mostrare a Napoleone Bonaparte la sua pila, ma non era questo un impianto elettrico come abbiamo visto prima. Prima abbiamo parlato di corrente continua e di corrente alternata, eh, sono qui rappresentate in questa slide, nella parte in alto a sinistra vediamo la corrente continua. Eh, il, la lettera I che esprime il, il, nella scala delle ordinate appunto la, la, la corrente continua, addirittura anche costante nel tempo. In questo caso, come vedete sulla destra in alto, vediamo invece una corrente alternata: e parte da zero, raggiunge un massimo, cala e ritorna allo zero, cala ulteriormente e diventa negativa, raggiunge un minimo negativo, torna a crescere, ripassa per lo zero, e così via periodicamente. Tant'è che si può definire un periodo T, eh, che è l'intervallo di tempo che eh, esiste tra due punti omologhi della forma d'onda. La frequenza, che è l'inverso del periodo, per i nostri impianti è di 50 Hz in tutta Europa, negli Stati Uniti è 60 Hz, per ragioni che ora non sto a, a spiegare per mancanza di tempo. La frequenza ha questo valore perché, perché solo con un valore sufficientemente alto eh, si impedisce all'occhio umano di... E percepire l'accensione e lo spegnimento di una lampadina che fosse alimentata a una con una eh, corrente a una frequenza più bassa. Qui in basso vediamo gli schemi, a sinistra una batteria esemplificata col simbolo che vedete appunto sulla sinistra, o meglio un generatore di corrente continua che alimenta una lampada circoletto giallo che la rappresenta attraverso una corrente appunto continua. Sulla destra il simbolo è quello di un alternatore, vedete un circolo con all'interno una sorta di tilde, che alimenta una lampada, anch'essa eh, rappresentata dallo stesso simbolo della figura di sinistra, con una corrente che per 10 millisecondi ha un segno e che per i 10 millisecondi successivi ha un segno diverso. Corrente continua a sinistra, corrente alternata a destra. Come si ottiene la corrente continua? Dicevamo prima con una batteria o con una pila. Con Dynamo, o con una dinamo, o il caso dell'impianto di Thomas Alva Edison, oppure, oggi molto popolari, con un pannello fotovoltaico. La corrente alternata si ottiene con un alternatore, una macchina elettrica il cui funzionamento è, è al di là degli scopi di questa lezione, ma che è, ha come scopo quello di produrre quella forma di corrente che vedete in alto a destra. Ci fu una guerra all'inizio, la cosiddetta guerra delle correnti i giornali i quotidiani ne parlavano con questi toni. Per, per affermarsi la corrente alternata sulla corrente continua eh, ebbe bisogno di qualche anno e la letteratura anglosassone segna il 1900, 1896 come l'anno in cui, essendosi terminato alle cascate del Niagara, il primo sistema di generazione e trasmissione di corrente alternata eh, che peraltro era 25 Hz all'ora, utilizzando le apparecchiature di, di George Westinghouse con Nikola Tesla, che vedete al centro di questa foto, come ingegnere che se ne occupava. Quest'anno, appunto, veniva, viene menzionato come l'anno in cui eh, c'è l'affermazione, avviene l'affermazione della corrente alternata. I tre, eh, i illustri personaggi che vedete in questa foto sono, da sinistra Thomas Alva Edison, al centro abbiamo già detto Nikola Tesla e sulla destra George Westinghouse. Perché si affermò la corrente alternata? La corrente alternata si affermò per diverse ragioni, tutte basate sulla tecnologia allora a disposizione. una macchina di importanza cruciale fu il trasformatore. Il trasformatore funziona sulla base del principio dell'induzione elettromagnetica eh, che si può sfruttare solo se le grandezze elettriche variano nel tempo, come è il caso della corrente alternata e non è invece il caso della corrente continua. Il trasformatore è una macchina che ha eh, un avvolgimento eh, avvolto su un nucleo ferromagnetico, lo vedete qui è il primo a sinistra, caratterizzato dalle grandezze con pedice 1 con N1 spire. Ai capi di questo avvolgimento si applica una tensione indicata con V1, e su questo avvolgimento circola una certa corrente I1. Esiste un secondo avvolgimento in questa versione molto semplificata del trasformatore, che ha un numero di spire diverso eh, da quello primario, quello con le grandezze col P1, e cioè a N2, ai capi di questo avvolgimento in virtù del principio dell'induzione elettromagnetica riesco a ottenere una tensione che ha un valore V2 diverso dal valore V1 e nel caso questo avvolgimento sia chiuso su di un carico, la nostra consueta lampadina, circolerà su questo avvolgimento secondario una corrente I2. Ora, eh, ricordando che la potenza per, nei circuiti elettrici è data dal prodotto della tensione con la corrente e eh, il trasformatore è una macchina che eh, di fatto, eh, se fosse una macchina ideale, ma anche la macchina reale è molto, molto vicina come funzionamento a quella ideale, è una macchina che riceve una certa potenza in ingresso, quindi V1 per I1, e la restituisce praticamente in in uscita, cioè la V1 per I1 è uguale alla V2 per I2. Il trasformatore è una macchina fatta in modo che il rapporto tra le due tensioni è uguale al rapporto, vedete, tra il numero di queste spire ed è uguale all'inverso del rapporto delle correnti. E qui sta il punto, eh, cioè è possibile realizzare una macchina che abbia una tensione a secondario più elevata, V2, e che quindi ha una corrente a secondario più ridotta. La corrente a secondario più ridotta, il fatto che la I2 sia quindi minore della 1 consente di poter trasportare eh, energia elettrica, potenza elettrica con delle minori perdite per effetto Joule, perché eh, il valore di perdite per effetto Joule dipende dal quadrato di questa corrente I2. Inoltre consente il trasporto di potenze di energia elettrica con una minore caduta di tensione lungo le linee. La caduta di tensione è proporzionale alla corrente che percorre la linea, in questo caso quindi la corrente I2, se si immagina la linea a valle del trasformatore. È così possibile eh, trasportare energia elettrica, potenza elettrica anche a grande distanza. All'uscita della centrale si eleva la tensione e si trasporta eh, lontano fino ai, ai, ai centri di utilizzo e così si può costruire la centrale in luoghi più idoni, non necessariamente in centro. Il nome è rimasto, ma il significato originale è andato cambiando negli anni. Questi sono i simboli. Questa lezione non ha lo scopo di rendervi esperti sui simboli del trasformatore, eh, ma li vedremo in uno schema che segue: il trasformatore classico, quello con un rapporto di trasformazione, cioè con questo numero di spire N1 e N2 che può variare, lo si indica con questo simbolo, e un autotrasformatore che consente di risparmiare del materiale. Ora non scendo nei dettagli, che ha questo simbolo ancora. L'altra ragione per la quale. E la corrente alternata si è affermata è che in corrente alternata e solo in corrente alternata, così come per il trasformatore, è possibile fare uso di sistemi trifase. I sistemi trifase eh, sono quello che viene rappresentato in questa figura man mano che la costruiremo, una prima linea di trasmissione con un generatore che alimenta eh, in corrente alternata che alimenta un carico, una seconda, un altro generatore che alimenta un altro carico, e una terza, un terzo generatore che alimenta un terzo carico. Se i tre carichi utilizzatori, cioè sulla destra di questa figura, sono uguali tra di loro, e se i generatori sono opportunamente sfasati, si può dimostrare che le correnti sommate, le correnti dei conduttori di ritorno che qui vedete indicate, sono come somma uguali a zero. Si realizza cioè un sistema trifase con un generatore trifase, un carico trifase con la metà dei conduttori. A questo si aggiunge che in corrente alternata è più facile interrompere la corrente perché almeno ha la possibilità di passare per lo zero. Sta di fatto che eh, con l'impianto del Niagara, secondo eh, alcune fonti, eh, la corrente alternata ebbe il sopravvento su quella continua. Fu una vera guerra eh, andando a leggere eh, le cronache dell'epoca. In realtà, l'evento che segnò il successo della corrente alternata molti lo sanno qualche anno prima del 1896, e cioè l'esposizione di Francoforte dell'agosto del 1891, una linea di ben 175 km, linea di trasmissione trifase a 25.000 volt che partiva dall'impianto idroelettrico costituito per un cementificio Laufen sul fiume Neckar in Germania e che giungeva a Francoforte. Qui vedete a sinistra una stampa dell'epoca e a destra vedete proprio il, il, i, i macchinari, le macchine, i, i generatori e li vedete in versione trifase. Vedete che sono linee trifase, e, e questo è un, sicuramente un ulteriore. Eh, eh, Momento importante in cui la corrente alternata mostrò la sua supremazia, in quel momento, sulla corrente continua. Non furono solo queste le persone, eh, quelle che abbiamo menzionato sin qui. I, I primi passi fondamentali riguardarono il contributo di molti eh, colleghi, tecnici, scienziati e ricercatori. Nel campo dei generatori a induzione, per esempio, non si può non nominare eh, il, eh, il nome di Michele Faraday. Eh, il principio dell'induzione elettromagnetica eh, la scoperta la si deve a lui. E Pixi e Siemens eh, si occuparono dei primi alternatori e il nostro Pacinotti e Zenobiogramme si occuparono della dinamo. Quindi, in questo riquadro giallo, Abbiamo posto l'attenzione sui generatori in alternata e in continua e negli anni nei quali furono introdotti. E la parte di sinistra delle figure di prima, la parte di destra, i carichi. Fondamentalmente i primi carichi elettrici erano lampade. E Foucault, la prima lampada d'arco, in realtà resa possibile nel suo funzionamento eh, pratico da Yablokov. E poi la lampada a incandescenza di Edison, il grande brevetto di Edison che consente di realizzare la cosiddetta divisione della luce, cioè riuscire a, a illuminare anche una stanza in un appartamento, cosa improponibile con una grande lampada ad arco, eh, per ovvi motivi. Sulla destra, nel riquadro azzurro, vedete... Eh, Indicato trasformatore, corrente alternata, sistemi trifase, ecco, vedete indicati i tecnici, i ricercatori, veri e propri scienziati che hanno sviluppato ad esempio il trasformatore, tre eh, ingegneri ungheresi, Zipernowski, Blati e Deri. Nell'86-1886 c'è fu il primo impiego della corrente alternata in Italia, a Roma. Nel 1886 sempre Ferraris, il nostro Galileo Ferraris, e... Eh, fa una scoperta molto importante, cioè che è possibile creare un campo magnetico rotante senza necessariamente avere meccanicamente delle parti in moto. Si può semplicemente sfruttare uno sfasamento dei generatori di corrente eh, che lo producono, dei generatori di tensione di corrente che lo producono. 1888 Tesla, col suo motore a induzione, notissimo eh, eh, IPU, il contatore a induzione necessario per misurare la quantità di energia che veniva prodotta e acquistata dai clienti, uno dei tre ingegneri del trasformatore, Dorivo Dobrovski, al quale si deve il vero e proprio sviluppo dei sistemi di trifase e, e Charles Proteus Steinmetz che sistema da una sistemazione analitica matematica a tutta la teoria dei circuiti in corrente alternata. nonché il primo impiego della corrente alternata a Bologna per il eh, i motivi, visto che è da qui che vi, vi sto parlando. e Quindi non solo Edison, non solo Tesla, non solo eh, Westinghouse, ma eh, Michele Faraday, Pixie, eh, il nostro Pacinotti, eh, Zenobio Gramma, Foucault, Yablokov, Edison, eh, di pernowski Blati e Zeri, il nostro Galeo Ferraris, Nikola Tesla, Siemens, Dolivo Dobrowowski e Charles Steinmetz. Con omissioni, perché ci sono tanti altri che hanno contribuito alla realizzazione dei sistemi elettrici di potenza. Bene. La seconda parte. La seconda parte di questa lezione riguarda lo sviluppo del sistema elettrico trifase in corrente alternata. E veniamo subito al, al risultato finale, diciamo, a quello che eh, fino agli anni 2000 era il, il classico sistema elettrico trifase in corrente alternata, che sfruttava abbondantemente l'impiego di trasformatori. L'energia elettrica veniva prodotta in centrali a una tensione eh, che è quella tipica degli alternatori, che non può superare. Una ventina di kV, salvo casi, casi eccezionali per limiti costruttivi della macchina, ma che deve venire elevata tramite dei trasformatori per poter essere trasportata a lunghe distanze. Man mano che ci si avvicina ai centri di, car di carico, ai centri di utilizzazione, la tensione deve essere abbassata per arrivare infine nelle nostre abitazioni o negli uffici a, una, a un valore non pericoloso o perlomeno con un rischio moderato per la nostra salute. E questa è la costituzione di un sistema elettrico di potenza. Eh, vedete la generazione eh, a 20 kV, il trasformatore che eleva la tensione a 220 kV o addirittura a 380 kV, vedete indicate le interconnessioni europee. Ecco, gli impianti, contrariamente a quello che vi ho mostrato all'inizio come schema, che era in isola, era da solo, sono connessi tra di loro, per ragioni che vedremo tra un istante. Poi vedete qui, eh, la, man mano che ci si sposta da sinistra verso destra, ci sono indicate anche le grandi utenze, c'è cioè chi ha esigenza di acquistare energia elettrica a un valore di tensione molto elevato per poi trasformarselo ai valori più bassi in proprio, è una sostanza, un acquisto all'ingrosso che consente di, di risparmiare, poi man mano che ci si sposta sulla destra si vedono utenze in alta tensione, utenze in media tensione. La tensione, come vedete, passa da dei valori che erano 380, 220, 132, 150 kV a dei valori che sono 15 o 20 kV, 15 o 20.000V. 20 c'è un'ulteriore trasformazione, quella che riguarda le utenze in bassa tensione e, e che è quella che avviene grazie alle cabine secondarie in cui dai 15 o 20.000 20 volt si passa ai 400 volt eh, trifasi o ai 230 volt monofasi delle nostre abitazioni di cui abbiamo detto prima. Eh, le grandi centrali, ecco, tipico esempio di una grande centrale a combustibile fossile. E le torri di raffreddamento si vedono i camini, e che centrale non è più, nel senso che non è più in centro, ma è, è posizionata nei luoghi più utili e le linee, le grandi linee di trasmissione primaria che hanno questo, questo aspetto, eh, che sono poi connesse alle stazioni primarie. Ecco un'altra stazione, un'altra illustrazione di questa. Della stazione primaria, appunto, sulla sinistra vedete il trasformatore che, nel caso particolare, è un autotrasformatore. Nonché tutte le apparecchiature di manovra di cui abbiamo menzionato prima. Questa è una stazione mh, protetta, non accessibile al pubblico. E poi ci sono le linee di subtrasmissione. Stiamo piano piano avvicinandoci alle, alla distribuzione. Linee di subtrasmissione che hanno questo aspetto familiare, credo molti, perché nel eh, eh, girare in, um, sia con la macchina che a piedi in, in campagna le si vedono, poi ci sono le cabine primarie o stazioni secondarie nelle quali avviene questa trasformazione dall'alta alla media tensione, queste si ha qualche occasione di vedere, per esempio anche passando, girando per la Porrettana e stando attenti sul eh, lato si può vedere eh, qualche cabina primaria. Dopodiché ci sono le linee di distribuzione in media tensione, che hanno uh, sempre una versione aerea, più ridotte, vedete come dimensioni. Mm, sono, ce ne sono diverse anche in cavo, non visibili, sono visibili solo quando le, le posano o uh, quando si eseguono delle manutenzioni, peraltro, esistono anche linee in cavo a livelli di tensioni più alti. E le cabine secondarie? Questa è la tipica cabina che si trova ad esempio all'interno di un'impresa uh, un che acquista in media tensione l'energia per poi trasformarla a proprio interno in bassa tensione. Eccola, e poi sono anche nella versione sotterranea tipicamente quelle che alimentano poi il, i, nostri, i nostri appartamenti, dove il trasformatore ha una dimensione molto più contenuta. Interessante come ultima cosa dire che vi sono connesse anche centrali di minore importanza eh, a livelli di tensione eh, intermedi lungo eh, il sistema. Ma la cosa fondamentale è che l'energia eh, elettrica, la potenza, fluisce sostanzialmente dalle grandi centrali, cioè dalla trasmissione, e, e in questo caso in figura, da sinistra verso destra, verso la distribuzione. Alla quale è connessa l'utilizzazione. Le reti, come dicevamo, sono tutte interconnesse tra di loro. Questa è la rete italiana interconnessa con le reti europee. Perché c'è bisogno di questo? Perché c'è bisogno di questo ENSO-I, cioè della European Network of Transmission System Operators for Electricity? Per varie ragioni, una delle quali è il controllo della frequenza nel sistema elettrico interconnesso. Questo è un punto importante. cioè occorre che in ogni istante la potenza prodotta dai generatori uguagli quella richiesta dagli utilizzatori, pena la perdita di equilibrio. Gli addetti ai lavori sanno bene che un alternatore può funzionare in regime permanente solo alla velocità di sincronismo. Questa velocità di sincronismo varia in realtà eh, sempre, istante per istante, perché eh, il perfetto equilibrio eh, tra... Eh, Potenza che viene generata eh, nelle centrali e potenza che viene utilizzata dagli utilizzatori è una questione complessa. Eh, cerco di spiegarmi eh, con un esempio che credo sia semplice da capire anche per i non eh, ingegneri elettrici. Eh, pensiamo, ad esempio, a un'impresa uh, un o anche a una nostra abitazione, un gruppo di abitazioni. Nelle quali di colpo viene eh, allacciato, viene, viene richiesta molta potenza perché, ad esempio, sono stati allacciati tanti condizionatori, oppure nell'impresa manufatturiera eh, lì nei pressi è stato eh, iniziato un, gro un grosso lavoro di lavorazione meccanica. A quel punto eh, esiste un sistema di telemisura che in, informa le centrali che stanno producendo energia elettrica che dovranno in qualche modo aumentare la loro produzione ecco, tutti capiscono però che questo aumento non può essere istantaneo eh, c'è qualche primo istante in cui eh, eh, l'equilibrio viene a mancare in realtà non manca perché è garantito proprio dagli alternatori che sono macchine rotanti che posseggono quindi un'inerzia e che fanno la cosa seguente se ad esempio c'è più carico elettrico di quello che in quel momento viene, eh, viene prodotto, dalle, dalle, della potenza che viene prodotta dalla centrale, l'alternatore rallenta la propria velocità, eh, dona la sua energia eh, cinetica alla rete e riesce a mantenere l'equilibrio eh, nei primi istanti, prima che la produzione delle centrali non si sia adeguata alla nuova richiesta di carico. Ora è intuitivo che più alternatori sono connessi tra di loro e più questa capacità che ha il sistema di rimanere in equilibrio è, è, è soddisfatta. E infatti questo avviene, le reti come abbiamo detto prima sono connesse e istante per istante occorre mantenere la produzione tra consumo e produzione. La corrente continua che nel frattempo non è mai stata di fatto abbandonata completamente ha visto delle tecnologie, soprattutto negli ultimi anni, eh, renderla particolarmente interessante per eh, diverse questioni. La prima per trasmettere a lunga distanza e ad alta tensione e potenza elettrica. E non solo, ma un sistema in corrente continua è in grado di disaccoppiare due eh, sistemi a Corrente alternata che funzionassero a frequenze diverse eh, in modo da mantenere l'equilibrio. Questo, per esempio, è il SAPEI, eh, di proprietà di Terna. Come è, è alimentato il sistema elettrico, per esempio in Italia, eh, che tipo di centrali ci sono? Eh, che tipo di centrali ci sono eh, state, per esempio, a partire dagli anni '60 fino agli anni '2000 nel nostro paese? Qui vedete che intanto la potenza elettrica è aumentata quasi costantemente negli anni. È qui è espressa in, vedete, in megawatt, quindi sono partendo dagli anni 60, complessivamente avevamo 20.000 megawatt, il che significa 20 miliardi di watt, 20 gigawatt, come si dice in modo molto più sintetico, sono cresciuti in questo modo. All'inizio erano fondamentalmente prodotti Mediante impianti idroelettrici, che è la curva in azzurro chiaro, e impianti termoelettrici tradizionali, che è la curva in rosso. Poi vedete il sorpasso nell'anno 67: gli impianti termoelettrici tradizionali hanno ho, ho avuto una cresta sempre più sostenuta rispetto a quella degli impianti idroelettrici, che, peraltro, sono sempre stati un fiore all'occhiello del nostro paese nostro Paese che ha sempre cercato di sfruttare al meglio tutte le risorse idroelettriche presenti, ma c'è un limite oltre il quale non si può, come vedete in modo molto evidente da questa figura, eh, andare. E mi fermo agli anni 2000, 2001-2003, eh, anni nei quali iniziò il mercato libero dell'energia. E riprenderemo dopo vedremo dopo che cosa è successo negli anni che seguono. Ecco l'ultima cosa da dire su questo, su questo disegno è che. E vedete, ci sono anche degli altri tipi di impianti qui in basso eh, che sono quasi impercettibili come potenza installata. Si tratta, per esempio, degli impianti geotermoelettrici. Un esempio, eh, un fiore all'occhiello del nostro paese sono i, gli impianti di Larderello. Eh, che sfruttano il contenuto entalpico dei soffioni voraciferi, In pratica, il, il vapore è il vapore del sottosuolo che fa girare le turbine per produrre energia elettrica. Vedete anche gli impianti nucleo termoelettrici interrotti eh, col referendum alla fine degli anni Ottanta, e Poi vedete quasi nulla la componente fino appunto agli anni 2001-2003 eh, di impianti eolici e fotovoltaici. Questo è il sistema classico che è la seconda parte della lezione sta per terminare e, e ha questo tipo di, eh, di schema. Eh, ripropongo ora dall'alto verso il basso quello che prima vi avevo mostrato, da sinistra verso destra, c'è una trasmissione alla quale sono connesse le grandi centrali, che qui vedete in rosso, una subtrasmissione alla quale sono connesse altre centrali e poi vedete la presenza delle centrali si fa praticamente. Nulla man mano che ci si avvicina alla distribuzione in media tensione e in bassa tensione. Lì ci c'erano nel sistema classico, lì c'erano solo degli utilizzatori dei carichi, non c'era produzione di energia elettrica e quindi il flusso di potenza era unidirezionale da trasmissione a distribuzione. La terza parte della lezione è, è quella dedicata alla smart grid. Eh, perché la rete già di per sé eh, piuttosto smart, come abbiamo capito sinora, oggi viene chiamata, identificata introducendo un ulteriore aggettivo, che è quello di smart, quindi intelligente. Eh, ci sono varie ragioni. Una prima la vediamo già in questa foto. Eh, vedete un parco, eolico. un parco eolico, che ha anche sovrapposto una serie di. Eh, flussi di informazioni, qui rappresentati da quegli archi luminosi, eh, che servono a controllarlo, a gestirlo nella maniera più opportuna. E il parco eolico è caratterizzato dall'avere come fonte primaria di energia il vento, che è un'energia rinnovabile, eh, la quale però presenta delle caratteristiche di aleatorietà molto spinte. Il vento così come il sole non sono delle fonti di energia primaria dispacciabili, come lo sono invece i combustibili fossili. Ecco un esempio di pannello fotovoltaico su un campo e questi sono i pannelli fotovoltaici ai quali cominciamo a essere abituati, quelli disposti sui tetti delle nostre abitazioni. Sono energie rinnovabili che comportano qualche eh, maggiore complicazione nella gestione del sistema elettrico. Se ora prendiamo quella parte di, di questo diagramma che prima avevamo eh, per il momento tenuto in sospeso e vediamo che cosa succede a partire dagli anni 2004-2005, sino ad arrivare al 2011, anni nei quali nel nostro paese eh, furono messi in gioco i, i, gli incentivi dei cosiddetti conti energia, vediamo che quella parte di potenza elettrica eh, legata agli impianti eolici e fotovoltaici quasi nulla fino all'anno 2004 subisce un incremento che diventa decisamente notevole, se vedete negli anni compresi tra il 2009 e il 2011. Al punto tale che circa nel 2012 si ha il superamento di potenza installata di impianti eolici e fotovoltaici rispetto a quello idroelettrica. Sono tutte e due fonti di tipo rinnovabile, quelle associate a questo tipo di impianti e la differenza è che le centrali idroelettriche sono connesse alla rete con degli alternatori, mentre invece, per esempio, un impianto eh, fotovoltaico, eh, così come in modo un po' più complesso anche un impianto eolico, è connesso alla rete mediante l'uso di inverter. Questo fa una certa differenza. E qui vediamo ecco tre traguardi temporali, il primo menzionato prima, 2004, il 2013 nel quale si ha questo inizio di diminuzione di potenza installata negli impianti termoelettrici tradizionali fino ad arrivare al 2017 nel quale eh, la potenza complessiva installata di impianti che eh, fanno uso di energia rinnovabile nel nostro paese raggiunse il 45% diverso naturalmente è l'energia che viene sfruttata da questi impianti perché eh, ad esempio il solo fotovoltaico per metà della giornata non può funzionare per ragioni evidenti quindi in questa nuova struttura nella quale vedete il eh, sistema elettrico sta cambiando e cioè abbiamo comunque centrali di tipo tradizionale Connesse alla rete di trasmissione, quelle qui evidenziate con questi rettangolini rossi, alternatore, trasformatore, elevatore. Le abbiamo alla rete di sottrasmissione, ma ora le abbiamo, anche, eh, abbiamo anche degli impianti di produzione dell'energia elettrica connessi alla rete di distribuzione in media tensione e di distribuzione in bassa tensione. Ad esempio i tetti fotovoltaici che abbiamo visto prima sono numerosissimi e sono molto spesso collegati alla rete di bassa tensione. C'è quindi una molteplicità di impianti collegati a questi due livelli di tensione che porta, come è intuibile immaginare, una maggiore complicazione nella gestione del sistema e porta anche a un flusso di potenza bidirezionale. E nelle reti elettriche, nei sistemi di potenza. Quindi non solo più dalla trasmissione sino alla distribuzione in bassa tensione, ma ora viene anche il viceversa. Vedete, le frecce sono rivolte sia verso il basso, ma anche verso l'alto. Questo è un, un, un primo elemento. Vediamo ora, certamente non con la pretesa di essere esaustivi, ma eh, di elencare un po' più... Eh, precisamente quali sono le ragioni per le quali la rete elettrica oggi deve essere smart, più che non in passato. <ride> allora, riprendiamo il discorso sulla aleatorietà delle fonti rinnovabili. Occorre una gestione ancora più intelligente del sistema, questo è abbastanza, è abbastanza chiaro. Essendo aleatorie non posso fare affidamento su una cosa di cui so di non poter fare affidamento. Quindi occorre un grande impiego di ICT, di Information and Communication Technology. Occorrono molto più strumenti di misura disseminati nella rete elettrica. Non è più possibile limitarsi a una simulazione in grado di prevedere cosa succederà nei sistemi solamente eh, riguardo la parte di potenza. Occorre introdurre anche una simulazione contestuale della parte della rete di comunicazione che oggi è diffusa a livelli di tensione anche più bassi. Occorre un maggiore eh, impiego di sorgenti di accumulo eh, soprattutto a livello della rete di distribuzione in media e in bassa tensione. L'accumulo è sempre stato presente nelle reti elettriche, è stato da sempre, sono stati da sempre gli impianti di pompaggio che hanno costituito la maggiore fonte di accumulo, ad essi oggi, ripeto, c'è da aggiungere una parte di accumulo distribuita e soprattutto da, di tipo elettrochimico nelle parti di rete a livelli di tensioni inferiori. L'accumulo è fondamentale perché eh, consente di immagazzinare energia nei momenti in cui il rinnovabile la, sto, la sta producendo ma noi non abbiamo esigenza in quel momento e la restituisce quando invece abbiamo bisogno di energia elettrica ma in quel momento la fonte rinnovabile non ce la sta eh, erogando perché ad esempio è fotovoltaico e siamo di notte. Impiego di fonti rinnovabili. Abbiamo detto che l'impiego di fonti rinnovabili, accennandolo prima, comporta l'uso di convertitori e non di generatori sincroni. Tipico esempio di impianto fotovoltaico allacciato alla rete come con un convertitore. Vi ricordate, nelle, nelle slide iniziali abbiamo mostrato come uno dei modi per produrre eh, energia elettrica in corrente continua fosse quello di usare un impianto fotovoltaico. Bene, la rete è però uh, funzionante in corrente alternata e quindi occorre convertire questa uh, corrente continua in corrente alternata. Questo lo si fa con queste macchine, convertitori, che sono però macchine statiche, non, non hanno parti rotanti come i generatori sincroni, quindi non sono in grado di avere quell'inerzia che abbiamo visto avere effetti così benefici per quel che riguarda quelle, eh, quegli squilibri iniziali. Che seguono le perturbazioni della configurazione del sistema nelle richieste di carico. Quindi c'è una minore inerzia. Si parla di reti con minore inerzia rispetto al passato. Per gli addetti ai lavori è molto semplice eh, fare mente locale sulle armoniche di tensione e corrente introdotte da questi convertitori. La forma d'onda della tensione e della corrente non è più così perfettamente sinusoidale come quella che abbiamo visto all'inizio. Esiste anche l'aspetto della diffusione della mobilità elettrica che si immagina essere sempre, sempre crescente. E questo significa che occorre verificare la capacità della rete di sostenere questo nuovo inaspettato carico elettrico che è rappresentato dagli accumulatori che sono eh, dislocati sui veicoli elettrici. D'altra parte esiste anche un aspetto positivo ma sempre a patto di introdurre una maggiore complicazione nella gestione della rete. E cioè il veicolo elettrico può anche essere visto come un possibile sostegno alla rete. L'accumulatore di una macchina parcheggiata, eh, quando è previsto che essa non venga utilizzata per un notevole numero di ore, potrebbe nei, nei primi istanti di questo in lungo intervallo di non utilizzo addirittura fornire energia alla rete anziché richiederla. Poi il mercato che si è liberalizzato eh, con il decreto Bersani a cavallo tra gli anni 2000 eh, eh, è un mercato che in, nei prossimi tempi si pensa possa interessare eh, non solo i produttori che lo fanno di mestiere, ma anche i cittadini che posseggono delle fonti di, eh, di energia eh, elettrica distribuite, come abbiamo visto in precedenza. Tipico esempio è quello del cittadino con un tetto fotovoltaico che è, è per esempio dotato anche di accumulo che può decidere di eh, vendere l'energia in eccesso o alla rete o ai propri vicini che siano nelle, nelle stesse condizioni. Non è più solo un consumatore ma anche un produttore da cui la parola in lingua anglosassone che si usa è da consumer a prosumer. Il prosumer è la figura che si immagina possa avere sempre un ruolo uh, più incisivo nei prossimi tempi. Inutile aggiungere, a patto di introdurre notevoli complessità nella gestione della rete, renderla sempre più smart in questo senso. Poi esistono problemi tecnici molto mh, da detti ai lavori dovuti al fatto che c'è l'inversione di flussi di potenza. L'inversione di flussi di potenza comporta vari... Problemi come eh, l'alterazione dei profili di tensione sulle li, linee a, a valle di una linea, quando si generalmente si immaginava che in un, una configurazione classica del sistema che la, la tensione fosse più bassa in valore rispetto all'inizio, per via del fenomeno che ho anche menzionato all'inizio della caduta di tensione, se ora verso la fine della linea si hanno invece molti impianti di generazione distribuita, la tensione può essere più elevata, il che comporta una maggiore e complessità nella regolazione della tensione di linee che per esempio si facciano eh, capo allo stesso alla stessa sbarra una delle quali sia dotata di generazione distribuita e l'altra no è poi sempre possibile un malfunzionamento di protezioni alle quali i tecnici in realtà provvedono eh, con perizia da, da subito da quando si sono verificati i, i primi sospetti che ciò potesse accadere e questo perché se una protezione è stata progettata, disegnata in maniera tale che si basa sul fatto che l'energia proviene solo da una stessa parte, capite che oggi con i flussi bidirezionali le cose sono più complesse. Questa slide ha solo lo scopo di mostrare il passato, il presente e il futuro della information and communication technology e della sua diffusione nel sistema elettrico. Si vede una prima illustrazione nella quale addirittura si usa un telefono da parte del, del sistema operator, dell'operatore di sistema per comunicare con le parti critiche delle, della rete elettrica, le sottostazioni centrali, fino ad arrivare alla, al futuro nel quale vedete questi eh, distribution control center identificati con un computer, quindi con reti di trasmissione dati eh, idonee e addirittura ha pervaso la parte in bassa tensione, quella nella quale ci sono i clienti commerciali industriali, ma anche quelli residenziali. L'aggettivo SMART fa molto riferimento a questa componente di ICT che sta crescendo e si sta diffondendo uh, rapidamente anche ai livelli più bassi di tensione. Termino questa terza parte della lezione con due brevi cenni. Uno alle comunità energetiche e l'altro alle microgrid. Partiamo con le comunità energetiche. Questa direttiva eh, UE 2018-2001 dell'11 dicembre 2018 è sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. E è piuttosto familiare, oggi popolare tra gli addetti ai lavori. È una direttiva che tra le sue cose tra, nei, ha tra i contenuti anche quello di eh, prevedere uno sviluppo delle cosiddette comunità energetiche. Qui vediamo il concetto eh, di autoconsumo e comunità energetica raggiù, eh, descritto dalla stessa slide. Eh, a sinistra c'è la parte più semplice dell'autoconsumo, l'utente che eh, possiede un impianto fotovoltaico, un inverter per le ragioni che ci siamo detti prima, alimenta i propri carichi, può una, o no avere un sistema di accumulo, eh, l'energia che ha in eccedenza la vende alla rete e ci sono... Eh, delle modalità per le quali questa energia eh, venduta quando l'utente non ne ha la necessità può essere poi ricontabilizzata quando l'utente ne ha eh, invece la necessità, eh, un incentivo che eh, ha nello scambio sul posto la sua, il suo paradigma più significativo. E poi c'è invece una situazione più complessa attualmente allo studio, eh, è una situazione per la quale... Non esiste solo uno, ma esistono più eh, prosumer che fanno parte, ad esempio, dello stesso condominio e che possono avere l'interesse ad avere eh, transazioni energetiche tra di loro, dal momento che se il singolo vendesse alla rete lo venderebbe a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che acquista. Voi capite che gli scambi tra gli inquilini, se sono fatti a prezzi intermedi, costituiscono un vantaggio sia per chi vende, che vende a un prezzo maggiore. Rispetto a quello che venderebbe alla rete, sia per chi compra che compra, a un prezzo minore rispetto a quello al quale, eh, comprerebbe, con il quale comprerebbe dalla rete. Eh, ci sono complessità tecniche, come è facile immaginare, occorre in qualche modo contabilizzare e anche gestire questi flussi di energia e ci sono anche delle regole che sono allo studio per, e che sono eh, in qualche maniera promosse da quella uh, uh, direttiva che vi ho prima mostrato, che vede nel giugno del prossimo anno un limite uh, temporale entro il quale tutto ciò che riguarda questo tipo di attività deve essere regolarizzato. A destra c'è la comunità energetica uh, nella quale si, si individuano tante di quelle situazioni che sono rappresentate nella parte centrale di questa figura. E connesse tra di loro, quindi c'è questa stessa entità al centro che può decidere di svolgere lo stesso mestiere che svolge al suo interno anche con altre, eh, con altre eh, entità nelle quali mh, è in atto l'autoconsumo collettivo. Per fare questo c'è bisogno di utilizzare parte della rete di distribuzione e capite che in questo modo le complessità vanno aumentando ma non c'è dubbio che tutto ciò ha lo scopo di rendere eh, sempre più eh, ecosostenibile eh, il, il quartiere o il distretto nel quale questa comunità riuscirà ad operare. Un esempio eh, per, per fissare l'idea e per mostrare che anche dal punto di vista numerico con i modelli che eh, sono stati sviluppati di recente, sia possibile verificare l'effettivo vantaggio e la possibilità che questo possa avvenire, è rappresentato da questa figura. Vedete ci sono 1, 2, 3, 4, 5 eh, prosumer, ognuno caratterizzato da un impianto fotovoltaico da cumulo e da carichi in un cosiddetto feeder superiore, e poi ce ne sono altri 5 in quello inferiore. Ognuno di questi ha strumenti di misura che. Eh, Riescono appunto a misurare la quantità di energia scambiata con la rete e con gli altri prosumer per, per, fare, per essere sicuri del bilancio eh, e della contabilità eh, appropriata di questa comunità energetica. Occorre anche un misuratore eh, qui eh, a valle del trasformatore di cabina che consenta di eh, contabilizzare appunto gli scambi complessivi, quindi sia quelli con la rete sia quelli con i prosumer. In un lavoro recentemente pubblicato su una rivista del settore, sulla base sì, si è voluto risolvere il seguente problema: sulla base della conoscenza dello stato degli accumuli, quindi quanta carica ho nel mio accumulo sulla previsione dell'energia rinnovabile, cioè ho la possibilità di capire domani dalle previsioni meteorologiche se avrò più o meno energia disponibile per i miei fanelli fotovoltaici. Ho anche una previsione sulla domanda dei consumatori. Posso immaginare di sapere che domani <coughs> ho intenzione di utilizzare questo tipo di, di, di elettrodomestici o di, di apparecchi. Bene, sulla base di queste conoscenze, lo scopo è ottimizzare la gestione degli accumuli presenti per ciascun. Eh, prosumer, in modo tale da minimizzare l'acquisto di energia della rete e minimizzare il prezzo pagato dai membri della local energy community che in questo caso viene supposto sia una local energy community di tipo solidale, cioè non c'è ulteriore competizione tra i vari prosumer. <ride> Qui vedete un, un, un risultato presentato in quel lavoro prima menzionato. Vedete i vari prosumer 1 2 3 4 e 5 nella parte inferiore della slide ci sono il 6 7 8 9 10 che non aggiungono nulla concettualmente, i primi 5 e poi vedete due righe che corrispondono una al prezzo pagato con scambi interni e l'altro senza gli scambi interni, quindi in modo tradizionale, questa che ho appena evidenziato con dei prezzi, per esempio il primo prosumer pagherebbe 5,43. Se invece vado a vedere con gli scambi interni, cioè con il paradigma di autoconsumo collettivo, micro comunità energetica effettivamente implementato, vedete che il prezzo pagato è minore, 5,29, è minore in tut, per tutti i prosumer, da 0,27 a 0,09, qui il guadagno è molto più evidente. E poi vedete anche dei numeri negativi che corrispondono ai guadagni, il guadagno nel caso di, di approccio tradizionale senza scambi interni è minore rispetto a quello invece con gli scambi interni. L'ultima cosa, ecco, vedete 0 0.84 è 1. L'ultima cosa che desidero eh, menzionare è eh, l'esistenza, la possibilità di gestire delle cosiddette microgrid. La microgrid è un sistema che interconnette carichi elettrici e fonti di generazione distribuita, spesso da, uh, di tipo rinnovabile, e che ha la capacità di operare sia in connessione con il sistema elettrico nazionale che autonomamente. Allora, quando uh, vedete questa microgrid, nella quale si individua il simbolo del mh, pannello fotovoltaico, dell'accumulo eh, del mh, generatore eolico, la macchina elettrica, e così via, sono tutti simboli molto autoesplicativi la possibilità di interagire col mercato e la necessità di possedere, di avere delle previsioni del tempo che siano affidabili, nonché la possibilità anche di interloquire con altre microgrid, come in parte abbiamo visto prima parlando delle comunità energetiche, questa microgrid, dicevo, vedete, può essere connessa alla rete tradizionale e quando è connessa la rete tradizionale offre un contributo fondamentale a a quell'equilibrio che abbiamo menzionato in precedenza, sempre necessario tra produzione e consumo. Qualsiasi sistema che funziona in corrente alternata deve avere il eh, ma qualsiasi sistema in generale deve avere un equilibrio tra produzione e consumo. Ho detto in corrente alternata, perché in quel caso l'equilibrio è, è più critico nel caso questa situazione non sia verificata. Bene, eh, ora se questo interruttore on-off vedete è nella posizione di off, cioè se la microgrid è disconnessa dalla rete, viene meno tutto quell'aiuto eh, proveniente dalla rete, quell'aiuto che abbiamo visto in precedenza è stata poi una delle ragioni per le quali i sistemi si sono tutti interconnessi e magliati. Una delle ragioni. E in questo. In questo questa slide si vede un circuito a sinistra dotato di due CB1 e CB2 sono circuit break a due interruttori che possono isolare par parti di questa microgrid, o tutta la microgrid, dalla main grid, cioè dalla rete esterna. I puntini sono punti di utilizzo, sono eh, punti nei quali viene assorbito del carico e poi ci sono anche dei battery energy storage systems 1 e 2 che sono lì eh, eh, identificati, localizzati, oltre a delle, eh, dei generatori di ehm, energia da fonte rinnovabili, disseminati in qualche punto della rete. <ride> Bene, quello che si vede a destra, altro non è, ha solo lo scopo per dire che in questo caso, quando la microgrid funziona in modo isolato, cioè quando i due interruttori sono aperti, e la microgrid deve al suo interno provvedere autonomamente a realizzare quell'equilibrio tra carico e produzione, occorre, se si vuole che questo accada senza effetti eh, documentosi, occorre che ci sia un controllo, occorre implementare un controllo e una gestione di queste microgrid di tipo adattativo, quindi più sofisticato. La, la riprova, scusate, la riprova ne è questa, eh, sono queste due andamenti temporali della frequenza e della tensione. All'istante zero parte la disconnessione dalla rete con un controllo del, della micro -read di tipo convenzionale, vedete la frequenza ha degli sbalzi fino ad arrivare ad assumere, scusate di nuovo, ad assumere dei valori inaccettabili per i quali la micro -read perde la capacità di funzionare in modo appropriato, lo stesso dicasi per la tensione, la tensione vedete con la linea continua. Quindi se il controllo è convenzionale assume dei valori bassi totalmente inaccettabili, se invece il controllo è più smart, eh, si riesce, e ora faccio riferimento alle linee tratteggiate, si riesce a gestire la micro in modo opportuno. Dunque, le conclusioni. Le conclusioni desidero trarle avendo questa, ecco, questa slide di fronte a me. Eh, andando sul uh, sito della National Academy of Engineers eh, statunitense, un'accademia che per gli ingegneri è uno dei punti di riferimento al mondo, si, vanno a, si va a vedere quali sono stati da questa accademia elencati come i, i più, le più grandi conquiste dell'ingegneria del XX secolo, si vede che al primo posto c'è quello di cui abbiamo parlato sinora, l'electrification. In sostanza la prima conclusione è che la rete è sempre stata smart, se è riuscita addirittura a portarsi al primo posto in questa classifica. È chiaro che è tutto eh, in, per certi versi opinabile, ma è anche tutto ragionevole perché la rete elettrica è un, una macchina estesa, come abbiamo visto, su superfici pari a quelle dei continenti contiene al suo interno una quantità di altro tipo di ingegneria, oltre a quella elettrica, dell'ingegneria dell'energia elettrica, che è senz'altro la parte diciamo baricentrica, ma c'è moltissima ICT, ci sono eh, moltissima ingegneria meccanica, civile, eh, dei controlli automatici, elettronica, eh, eh, idraulica, chimica, eh, ci sono tutte le eh, energie e, e il, la rete ha sempre mostrato di funzionare in un... Modo piuttosto appropriato, tant'è che dei blackout ci si, ricorda, ci si ricorda, mentre invece si accetta il malfunzionamento di altri dispositivi in modo molto più benevolo. E ha consentito lo sviluppo, eh, lo sviluppo attuale eh, in modo autoesplicativo, credo. E Certo, eh, abbiamo detto che tutto è iniziato con una affermazione della corrente alternata sulla corrente continua, che peraltro corrente continua che negli anni ha poi eh, ricevuto, grazie alla possibilità di sfruttare delle tecnologie che allora erano impensabili, come quella dell'HVDC, un, un, un ruolo di rilievo. Eh, la rete elettrica è cambiata negli ultimi anni. Eh, in virtù di questa grande diffusione di generazione distribuita e di generazione distribuita da fonti rinnovabili, che ha obbligato, ad essere, ha obbligato la rete ad essere ancora più smart di quanto già non lo fosse in precedenza. Eh, abbiamo anche toccato l'argomento delle energy community, che si ritiene possa essere uno di quelli... Eh, Promettenti per ottenere distretti eh, ecosostenibili. È chiaro che di eh, combustibili fossili ce n'è ancora, di dis disponibilità ce n'è eh, ancora per diversi decenni, basta leggere i rapporti del World Energy Council. Ma è altrettanto chiaro che il problema del climate neutral oggi è sentito giustamente in maniera eh, preponderante. È difficile. In questo momento storico particolare fare previsioni sul futuro, eh, stiamo vivendo un'emergenza di cui non, non conosciamo ancora molti aspetti, ma credo che comunque tutto quello detto, la, la necessità di una maggiore autosostenibilità e, e, di un, eh, e, di, e di una gestione sempre più appropriata del sistema elettrico per consentire eh, di far fronte alle emergenze di qualsiasi tipo, anche quelle sanitarie. Sia una delle cose più importanti sulle quali eh, dedicarsi nei prossimi tempi. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi auguro buona giornata.